Esistono strutture, antiche quanto il tempo, che continuano a lasciare perplessi storici e ingegneri di tutto il mondo. Come hanno fatto gli antichi popoli a costruire le meraviglie architettoniche più durevoli del pianeta? Le avanzate civiltà dei Sumeri e degli Egizi sono riuscite a innalzare, come dal nulla, enormi piramidi e templi. Un'impresa epica persino per le moderne tecnologie. Molta gente si domanderà come hanno fatto a diventare così avanzate. È come se avessero fatto un enorme balzo tecnologico per quanto riguarda la scienza e la matematica. Quindi è stato soltanto grazie all'ingegnosità e al pensiero umano che sono riusciti a fare questo balzo in avanti? Oppure hanno ricevuto un aiuto da un potere superiore ultraterrestre? Abbiamo costruito da soli questi antichi megaliti? O gli alieni hanno guidato la nostra mano? E in questo caso, a quale prezzo? Dalle divinità aliene al possibile ritorno degli architetti originari, seguite le nostre indagini alla ricerca delle radici della civiltà umana. Alieni, nuove rivelazioni. Un progetto su scala globale ha avuto inizio. I dossier segreti che documentano tutti gli avvistamenti di UFO degli ultimi decenni sono ora di dominio pubblico. Stiamo per scoprire la verità dietro a questi documenti riservati, quello che il governo americano voleva nasconderci, dossier segreti sugli alieni che rivelano i più grandi segreti del pianeta. Teheran, Iran. 19 settembre 1976. Decine di civili terrorizzati avvistano un orbe a forma di stella di quasi 100 metri di diametro. Due caccia iraniani partono all'inseguimento. Ma individuato l'obiettivo, i pannelli di controllo di entrambi gli aerei vanno improvvisamente fuori uso. I caccia sono ancora in volo, ma pericolosamente non sono più sotto il controllo dei piloti. Fu avvistato dai radar e da testimoni oculari. Si comportava in modo strano e sembrava avere una tecnologia in grado di disarmare le nostre strumentazioni. Uno dei piloti è poi diventato un generale dell'aeronautica. La sua attendibilità non è stata messa in dubbio. Così come sono andate in tilt, le strumentazioni tornano improvvisamente in funzione. L'avvistamento di Teheran è un caso ben documentato, ma non è affatto il primo della zona. L'odierno Iran fa parte della più vasta area dell'antica Mesopotamia, cioè la zona da sempre definita la culla della civiltà. Ma molti esperti di storia antica credono che non sia stata fondata dagli umani. L'antica arte sumera mostra degli esseri alati, simili a divinità, al cospetto degli umani, che guidano bighe fiammeggianti o che volano in cielo su enormi dischi. Cosa rappresentano questi esseri? Divinità mitiche, alieni extraterrestri o entrambi? 4000 avanti Cristo. Dopo aver vissuto per secoli di caccia e raccolta, i Sumeri compiono un improvviso e impressionante balzo in avanti. Inventano l'aratro e l'irrigazione estensiva, rivoluzionando l'agricoltura. Elaborano persino una prima forma di astronomia e di linguaggio scritto. Ma i Sumeri hanno ottenuto tutto questo da soli? O sono stati aiutati? La risposta potrebbe trovarsi in un museo di Berlino. Dossier segreto. Il sigillo cilindrico VA243. Il sigillo cilindrico VA243 fa parte della raccolta di arte sumera del Pergamon Museum. Le sue misteriose incisioni mostrano un'avanzata conoscenza dello spazio. Così avanzata da sembrare impossibile per una civiltà così antica. Presenta una mappa della nostra galassia e un misterioso pianeta che si troverebbe al di là di Nettuno. Lo scrittore e ufologo Zakharai Sitchin sostiene una controversa teoria per la quale un pianeta chiamato Nibiru sarebbe la patria delle divinità alate dei Sumeri, chiamate Anunnaki. Sitchin ritiene che gli Anunnaki fossero degli alieni, una stirpe di giganti venuti sulla Terra per sfruttare i suoi giacimenti aurei. Abbiamo visto rappresentate queste strane creature sulle pareti delle grotte. Le abbiamo viste nei geroglifici e le abbiamo viste nei cuneiformi sumeri.
Sono creature umanoidi, proprio come noi, se non per il fatto che indossano una specie di strane tute spaziali che emettono raggi. Sono state rappresentate per almeno 10.000 anni e nelle più svariate zone del pianeta. Sono un vero mistero. Ma ancora più inquietanti sono le leggende dei Sumeri riguardo alla creazione dei primi umani da parte degli dei. Antichi miti sumeri narrano di come gli dei abbiano creato gli umani perché lavorassero al loro posto. Che gli Anunnaki abbiano generato un ibrido umano dal loro stesso codice genetico? L'astronomo di fama mondiale Carl Sagan, nel suo libro La vita intelligente nell'universo, scrive: «Credo che se la civiltà dei Sumeri viene rappresentata dagli stessi discendenti dei Sumeri come di origine non umana, i miti rilevanti dovrebbero essere esaminati attentamente. È possibile che la razza umana discenda dai geni di un'antica razza aliena? E dobbiamo forse agli alieni le conquiste più straordinarie dell'umanità? La Grande Piramide di Giza è una delle strutture più famose della Terra. Le sue enormi dimensioni e l'impeccabile progettazione continuano ancora oggi a sbalordire gli ingegneri. Abbiamo solidi blocchi di puro granito che devono essere trasportati per oltre 800 chilometri. E questi enormi e pesanti blocchi sono stati sollevati a un'altezza di 73 metri. Le facce laterali sono allineate con i punti cardinali con precisione millimetrica. Nessun'altra struttura al mondo è così precisa. La geometria della piramide di Giza sarebbe quasi impossibile da immaginare, restando al livello del terreno. È come se chiunque sia stato a creare le equazioni l'avesse vista dall'alto. Che gli alieni abbiano contribuito alla sua costruzione? Alcuni credono che la sua peculiare geometria connetta il nostro mondo ai punti più remoti della galassia. Dossier segreto. La correlazione di Orione. Gli antichi egizi chiamano le piramidi Heket, che significa luce gloriosa, e le consideravano come stelle terrestri. Ma negli anni Ottanta, il ricercatore Robert Bovall ha fatto un'impressionante scoperta. Viste dall'alto, le tre principali piramidi di Giza presentano un'inspiegabile somiglianza con la posizione delle tre stelle che formano la cintura di Orione, una costellazione venerata dagli egizi. Le due piramidi più grandi sono allineate e molto vicine l'una all'altra, mentre la più piccola delle tre si trova a leggera distanza. Bovall scrive: «Sono molti gli indizi che suggeriscono la deliberata intenzione di rappresentare la cintura di Orione». All'epoca della costruzione, i quattro lati delle piramidi erano ricoperti da calcare altamente riflettente. Colpite dai raggi del sole, avrebbero brillato così tanto da poter essere viste anche dallo spazio. C'è chi sostiene che gli egizi avrebbero appreso queste tecniche dagli Anunnaki, la stessa razza che avrebbe guidato i Sumeri. Le piramidi di Giza sono quindi dei segnali per gli Anunnaki? Sono state create come indicatori astronomici? E se così fosse, perché? L'imponenza dei megaliti sumeri ed egizi suggerisce l'uso di tecniche ingegneristiche avanzate e macchinari all'avanguardia per spostare, tagliare e posizionare i blocchi finiti. E questa misteriosa maestria è evidente in tutto il mondo. Wiltshire, Inghilterra. Molti studiosi credono che gli imponenti pilastri di Stone Age siano stati eretti nello stesso periodo delle piramidi di Giza. Le evidenze suggeriscono che Stone Age sia stato costruito come un antico osservatorio in perfetto allineamento per tracciare complessi calcoli astronomici. Ma perché? E di cosa tenevano traccia? Teotihuacan, Messico. Il suo nome significa luogo natale degli dei. Come e perché sia stato costruito questo antico complesso piramidale resta un mistero. Ma le evidenze fanno supporre che, come Giza e Stonehenge, gli edifici siano disposti secondo un complesso sistema di calcoli astronomici. Come hanno fatto i popoli antichi a costruire da soli queste enormi e complesse strutture? Molti ritengono che solo una tecnologia altamente avanzata avrebbe potuto garantire una simile precisione. C'è chi pensa che potrebbero aver usato seghe di bronzo e punte di diamante.
E se già è un grande mistero capire come riuscissero a modellare i blocchi, come facevano a spostarli? I 2.300.000 blocchi della più grande piramide egizia pesano diverse tonnellate ciascuno. Per portare a termine la costruzione nei circa 20 anni che ci sono voluti, gli operai avrebbero dovuto piazzare con precisione millimetrica un blocco ogni 2 minuti. Che gli antichi egizi siano stati aiutati dagli alieni? Alcuni esperti pensano che gli Anunnaki potrebbero aver usato una qualche tecnologia antigravità per costruire il più grande monumento antico del pianeta. I racconti degli incontri alieni del mondo moderno parlano di auto sollevate da raggi traenti e persone ferite dai laser. E questi strumenti potrebbero essere stati usati dagli alieni per sollevare e posizionare oggetti dal peso di svariate tonnellate. Secondo le teorie dell'ufologo Zachary Sitchin, il pianeta degli Anunnaki, Nibiru, orbita al di fuori del raggio di Nettuno, avvicinandosi alla Terra ogni 3.600 anni. Ma com'è possibile che sia stato progettato un sito megalitico come Stonehenge per studiare il tracciato di un pianeta che si vede così raramente? Degli scienziati chiamati archeoastronomi, che studiano questi antichi siti e il loro legame con le stelle, propongono l'incredibile possibilità che un gruppo di discendenti alieni stesse calcolando il momento del ritorno dei loro antenati extraterrestri. Tra poco, evidenze scioccanti suggeriscono che gli extraterrestri possano essere stati la prima specie intelligente ad abitare la Terra. Alieni, nuove rivelazioni. I più sconcertanti segreti dell'universo. Gli ufologi sostengono che le antiche civiltà potrebbero aver avuto un aiuto extraterrestre. È possibile che l'umanità sia stata aiutata dalla specie aliena degli Anunnaki in cambio dell'aiuto da loro ricevuto nell'estrazione dell'oro della Terra? Evidenze recenti suggeriscono che avessero anche il potere di salvarci o di distruggerci. Alcuni esperti ritengono che le piramidi siano molto più che semplici templi. Lo scrittore Edward Malkowski ha passato anni a studiare e costruire modelli della grande piramide di Giza. Sostiene che avesse una funzione che potrebbe avere segnato il destino della Terra. Malkowski pensa che la camera inferiore della grande piramide non fosse un sepolcro. Infatti, in questo caso, sarebbe andato sprecato uno spazio enorme. Scrive: se la camera fosse stata parte integrante di un progetto più ampio e avesse avuto una funzione, quale funzione avrebbe potuto svolgere? La chiave è l'acqua. Malkowski crede che la grande piramide usasse l'acqua per creare una sorta di generatore di onde sonore, producendo enormi vibrazioni. La pressione generata pompando l'acqua del Nilo nella piramide avrebbe creato un suono assordante che, compresso nelle enormi pareti di pietra, si sarebbe trasformato in una frequenza elettromagnetica. Tutte le altre piramidi, collegate in un'unica rete, potrebbero aver avuto la stessa funzione: produrre energia elettromagnetica. Ma a quale scopo? Gli Anunnaki potrebbero aver costruito questi primi generatori elettrici non per dare energia alla civiltà, ma per proteggerla. Le piramidi potrebbero aver amplificato le frequenze elettromagnetiche naturali della Terra, rafforzando così il suo campo magnetico e proteggendo il pianeta dai devastanti brillamenti solari e slittamenti polari. Gli alieni hanno davvero controllato il campo magnetico della Terra tramite le piramidi? E si deve forse a loro la creazione di un'altra misteriosa struttura dell'antico passato? Dossier segreto. La Sfinge. La Sfinge è uno dei monumenti più famosi al mondo, realizzata scolpendo un singolo gigantesco blocco di pietra viva. Ma gli studiosi hanno scoperto che ha subito erosione non da parte del vento, ma dell'acqua. Un articolo recente dell'NBC News riporta la scoperta di una precipitazione abbattutasi sull'altipiano di Giza migliaia di anni fa. Nella regione, l'ultima serie di precipitazioni sufficienti a creare una simile erosione sulla roccia viva è avvenuta circa 9.000 anni fa, nel 7.000 a.C. È possibile che la Sfinge sia più antica delle piramidi?
Nei nostri libri di storia c'è scritto che gli antichi egizi hanno costruito la Sfinge insieme alle grandi piramidi di Giza. Ma se non fosse vero? Ci sono delle teorie al riguardo. E la scienza sta dimostrando che potrebbe non essere così. Cioè che il grande monumento sia stato costruito da una civiltà precedente migliaia di anni, quella degli Egizi. Uno studio più attento della Sfinge ha rovesciato la storia umana. Gli esperti credono che i faraoni potrebbero non essere stati i suoi architetti. E se fosse così, questo cambierebbe la storia della civilizzazione umana. Forse l'umanità non è stata il primo esperimento di vita intelligente degli Anunnaki sul pianeta Terra. I testi antichi di molte culture parlano tutti di un diluvio apocalittico mandato da un dio scontento della sua creazione. E se questi miti puntassero tutti verso un'unica spaventosa verità? Gli Anunnaki avrebbero avuto il potere di attraversare l'universo, realizzare incredibili opere ingegneristiche e collaborare all'evoluzione di una specie. Ma avrebbero anche avuto il potere di inondare l'intera superficie del pianeta, eliminando una razza che minacciava la nostra. Secondo i miti sumeri, gli Anunnaki tornano sulla Terra ogni 3600 anni. Le date esatte dell'inizio e della fine del ciclo Anunnaki sono ignote. Ma molti esperti credono che il ritorno degli dei alati dei Sumeri si stia avvicinando. I testi antichi ci dicono che devono tornare. Ma come giudicheranno il nostro progresso alla luce della conoscenza che ci hanno donato? La sovrappopolazione e il consumo incontrollato delle risorse naturali pongono a rischio il futuro dell'umanità. Nel 2030 ci servirà l'equivalente di due terre per soddisfare i nostri bisogni. L'umanità è andata fuori controllo? Alcune delle meraviglie architettoniche del mondo potrebbero darci un avvertimento riguardo alla nostra distruzione. Se la Sfinge non è stata costruita dagli Egizi, deve averlo fatto una civiltà più antica e più sofisticata, con abilità tecnologiche superiori. Una civiltà che potrebbe essere stata spazzata via dalla faccia della Terra. L'avvistamento UFO di Teheran del 1976 potrebbe indicare il ritorno degli Anunnaki nello stesso luogo in cui è iniziato il loro esperimento umano. Ma alcuni esperti credono che l'esperimento non sia terminato. La Terra era un tempo considerata un giardino dell'Eden. Gli Anunnaki la giudicheranno ancora rigogliosa quando e se torneranno? Continueranno ad arricchirci e a proteggerci? Oppure ci spazzeranno via dalla Terra per ricominciare da capo? Avete visto Alieni, nuove rivelazioni. I più grandi segreti dell'universo. Ogni giorno, nei cieli di tutto il mondo, vengono avvistati degli UFO. Ma perché fra tutti i pianeti della nostra galassia sono venuti proprio sulla Terra? Che cosa vogliono gli alieni? Molti sperano che siano qui per un contatto pacifico, ma alcuni esperti sono convinti che abbiano una missione decisamente più sinistra. La Terra è ricca di risorse naturali, come acqua e minerali. Come queste risorse hanno attratto i coloni europei in America, possono anche aver catturato l'attenzione di una razza aliena. Gli alieni sono qui per impadronirsi delle ricchezze della Terra? E fin dove sono disposti a spingersi per ottenerle? In questo episodio sveleremo un possibile piano alieno per depredare la Terra delle sue risorse naturali. Alieni, nuove rivelazioni. Un progetto su scala globale ha avuto inizio. I dossier segreti che documentano tutti gli avvistamenti di UFO degli ultimi decenni sono ora di dominio pubblico. Stiamo per scoprire la verità dietro a questi documenti riservati. Quello che il governo americano voleva nasconderci. Dossier segreti sugli alieni che rivelano i più grandi segreti del pianeta. Centro di lancio di satelliti di Jiuquan, Mongolia. 16 giugno 2012. L'agenzia spaziale cinese lancia la sua prima donna astronauta nello spazio. Ma l'orbita terrestre è ormai un sentiero ben conosciuto,
Quindi la Cina ha annunciato progetti molto più ambiziosi per il suo programma spaziale. L'intento di lanciare una missione equipaggiata sulla Luna entro il 2020. Alcuni esperti credono che la Cina abbia intenzione di stabilire un'attività mineraria permanente sul satellite naturale della Terra. Ma molti ufologi temono che una volta atterrati, i cinesi scopriranno in breve tempo che qualcun altro ha già rivendicato come proprie le ricchezze lunari. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. 1961. Il presidente John Kennedy dichiara l'intenzione americana di mandare un uomo sulla Luna. Ufficialmente è un'astuta mossa politica per mantenere il passo con l'Unione Sovietica nella corsa allo spazio. Ma secondo alcuni, gli Stati Uniti sono impegnati in una seconda corsa con un altro avversario decisamente più potente dei russi. Fin dai primi anni 50, l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti era al corrente della presenza di basi aliene sulla Luna. Uno degli obiettivi della corsa allo spazio era raggiungere la Luna per scoprire esattamente che cosa stava succedendo e per scoprire che tipo di risorse tecnologiche avevano. Ma perché gli extraterrestri dovrebbero stabilire una base su un satellite tanto piccolo e privo di vita con la Terra così vicina? La Luna è ricca di risorse minerali incustodite e tra le sue rocce e la sua sabbia si nasconde una sostanza invisibile che potrebbe presto cambiare il corso della vita sulla Terra. L'elio 3 è un sottoprodotto della potente reazione di fusione nucleare, meglio nota come combustione del Sole. La sostanza invisibile viene sprigionata nello spazio, dove i venti solari la diffondono in tutta la galassia. L'atmosfera terrestre evita che l'elio 3 raggiunga la superficie del nostro pianeta, ma la Luna è priva di atmosfera. Per miliardi di anni la sua superficie è stata bombardata da una corrente costante di elio 3. Molti scienziati credono che un giorno la misteriosa sostanza possa essere usata nei reattori nucleari a fusione per produrre una quantità di energia pulita potenzialmente inesauribile, a differenza dei reattori moderni. Pensano anche che i reattori nucleari a fusione, alimentati a elio 3, in futuro renderanno possibili i viaggi interstellari. La domanda è: gli extraterrestri hanno già perfezionato questa tecnologia spaziale? E se è così, la Luna potrebbe essere la prima sede di una miniera aliena? Dossier segreto. I nastri mancanti sulla Luna. La missione Apollo 11, che ha realizzato il sogno di Kennedy, è stata immortalata in un video e trasmessa in tutto il mondo. Ma per due minuti la trasmissione è saltata. La messa in onda di Neil Armstrong sulla Luna si è interrotta per due minuti e l'opinione pubblica ha iniziato a chiedersi che cosa potesse essere successo. In alcune comunicazioni radio non ufficiali, che sono circolate, si dice che ci sono due UFO che volano vicino a un cratere, oltre ad altre strutture artificiali. La NASA incolpa del cortocircuito una telecamera surriscaldata. Gli ingegneri della NASA fanno copie di riserva del video della missione. Ma in un rapporto del 2009, l'agenzia ha ammesso che misteriosamente le copie di riserva sono sparite. Neil Armstrong e Buzz Aldrin hanno intravisto una miniera aliena? Gli extraterrestri stanno usando la Luna come una stazione di rifornimento interstellare? E un nostro possibile ritorno sulla Luna darebbe il via a una guerra interplanetaria per il possesso dell'elio 3? Molti esperti temono che gli alieni siano venuti sulla Terra per prosciugarne le risorse naturali. Alcune prove suggeriscono che possono aver estratto elio 3 dalla Luna per alimentare le loro navicelle spaziali. Ma secondo altri rapporti, la loro ricerca di energia non si fermerebbe al satellite terrestre. Kansas City, Texas, 1971. È iniziato il turno di notte nella miniera di uranio a cielo aperto della città. All'improvviso, sopra la cava, appare una luce accecante, accompagnata da un fischio molto acuto. I minuti passano e la luce si affievolisce, permettendo ai testimoni di individuarne la fonte.
un enorme UFO. La navicella si alza lentamente e sparisce dalla vista. All'inizio nessuno crede ai sei testimoni. Ma poco dopo si scopre che tutto l'uranio nel raggio di 75 metri dal luogo dell'avvistamento si è trasformato in una sostanza gessosa bianca e ha perso le sue proprietà radioattive. Perché l'UFO di Kansas City ha preso di mira una miniera di uranio? Che cosa ha fatto la luce bianca ai depositi minerali per neutralizzare la radioattività? L'ha forse assorbita come carburante? Ma l'incidente di Kansas City non è la prima manifestazione di interesse degli alieni ai materiali radioattivi della Terra. 4 anni prima era capitato un episodio simile proprio nella sede della sicurezza nazionale americana. Dossier segreto. L'incidente dei missili di Malmstrom. 1967. Base dell'Air Force a Malmstrom, Montana. L'impianto è sede di una serie di missili balistici intercontinentali. Fanno parte della difesa nucleare americana contro l'Unione Sovietica. Le armi sono attive e pronte a essere lanciate in qualunque momento. Il capitano Robert Salas è in servizio la mattina del 16 marzo. Dà la sua versione da testimone dei fatti all'udienza civile sulla divulgazione del 2013. Eravamo in servizio all'interno del centro di controllo di lancio Oscar, una capsula di cemento collocata a circa 20 metri sottoterra. Avevamo il controllo operativo su 10 missili nucleari Minuteman. È importante ricordare che il centro di comando di questi missili era collocato all'interno della capsula. Era assolutamente impossibile accedere al sistema dei missili dall'esterno. Due sentinelle vedono una stella cadente attraversare il cielo in un bizzarro percorso a zigzag. Pochi secondi dopo ne appare un'altra. I due uomini osservano increduli le stelle accelerare verso la base. Allarmati, contattano il capitano Salas. Ciò che vedranno gli gelerà il sangue. C'era un enorme oggetto di forma ovale che stazionava fuori dal cancello principale. Emanava una luce pulsante rossa e misurava circa 10-12 metri di diametro. Salas è in allerta. Che cos'è il velivolo sospeso sopra la base? È una nuova arma sovietica? All'improvviso accade l'impossibile. Mentre stavo chiamando il mio comandante, i missili si sono disattivati. Hanno perso tutti lo stato di allerta mentre quell'oggetto stazionava sopra la struttura. Salas teme il peggio. Sta succedendo anche in altre basi missilistiche? L'America è in difesa? Ma poi, improvvisamente come è apparso, l'UFO scompare in lontananza. La conseguente indagine militare solleva più domande che risposte. Un rapporto sull'incidente reso pubblico dichiara che le voci su un oggetto volante non identificato si sono rivelate infondate. Una dichiarazione che Salas non accetta. Ma il rapporto afferma anche che non ci sono state incongruenze insolite nei circuiti di controllo dei missili. Secondo il rapporto, i missili si sono disattivati senza alcun motivo. Com'è possibile che 10 delle armi più letali del mondo siano state disattivate senza una spiegazione apparente? Alla fine hanno dichiarato che si è trattato di un problema del computer. A me questa versione preoccupa molto, non sono sicuro di crederci, perché ci sono dei testimoni, sia civili sia membri dell'Air Force, che si sono fatti avanti, dicendo di aver visto un oggetto in cielo al momento del cortocircuito. L'incidente è ancora sotto inchiesta. Cose simili continuano ad accadere. Salas crede che la minaccia sia reale e molto probabilmente al di fuori del nostro controllo. Questi oggetti conoscono nel dettaglio come funzionano i nostri missili. Possono disattivarli in qualunque momento. Ce l'hanno dimostrato. Se l'opinione pubblica ne venisse a conoscenza, che cosa potrebbe dire il governo per tranquillizzare i cittadini?
Perché gli UFO hanno visitato prima una base missilistica nucleare americana e poi una miniera di uranio del Texas, dove hanno assorbito la radioattività del minerale? I due episodi sono collegati? A Malmstrom, gli extraterrestri hanno scoperto il potere dell'uranio e in seguito hanno sviluppato un modo per usarlo per i loro scopi? I depositi di uranio della Terra sono diventati una fonte di energia accessibile agli UFO? E che cos'altro vogliono? Tra poco analizzeremo l'inquietante possibilità che gli alieni siano qui per impossessarsi della risorsa più rara di tutta la galassia. Alieni, nuove rivelazioni. I più sconvolgenti segreti dell'universo. Bentornati a Alieni, nuove rivelazioni. Le prove suggeriscono che gli alieni possano essere qui per saccheggiare le risorse naturali più preziose del pianeta. La Terra è ricca di ossigeno e acqua allo stato liquido, difficilmente reperibili in ogni altro luogo del Sistema Solare e addirittura dell'universo conosciuto. Ma la Terra ospita anche qualcosa di ancora più raro. Secondo alcuni esperti, si tratterebbe addirittura della risorsa più preziosa di tutta la galassia. 1961. Frank Drake è un radioastronomo che scruta la galassia in cerca di segnali che indichino la presenza di una forma di vita intelligente. Formula un'equazione per stabilire il numero di civiltà esistenti in tutta la Via Lattea. L'equazione tiene conto di 7 fattori, tra cui il numero di stelle con pianeti, il numero di pianeti che permettono la vita intelligente e, cosa più inquietante, la durata di vita di una civiltà evoluta prima di essere distrutta da cause naturali o da se stessa. La formula è conosciuta come l'equazione di Drake. Nel 1980, il famoso astronomo Carl Sagan usa questa equazione per stabilire che il numero di civiltà tecnologicamente avanzate presenti nella Via Lattea nello stesso momento non supera la decina. Tenendo conto che nella Via Lattea esistono circa 300 miliardi di sistemi stellari distribuiti in oltre 100.000 anni luce, la vita intelligente sarebbe finora la risorsa naturale più rara della galassia e forse persino dell'intero universo. Le civiltà non possono sopravvivere senza un'intelligenza collettiva in continua crescita ed evoluzione. È possibile che gli alieni siano venuti sulla Terra per coltivare l'intelligenza umana e incorporarla alla propria? Dossier segreto. Ted Davenport. Alamogordo, New Mexico, 1975. Il sedicenne Ted Davenport sta organizzando un imprudente viaggio solitario sulle montagne. Si sente spronato da una forza indescrivibile. Lungo la strada, Davenport ha la continua impressione di essere osservato. Di notte, sente la necessità di uscire dalla tenda. Fuori, la vista di un gruppo di piccoli esseri umanoidi lo sconvolge. Poi, perde i sensi. Il mattino seguente, Davenport si sveglia accanto alle braci del falò senza alcun ricordo della notte precedente. Ha un forte mal di testa e uno strano gonfiore vicino all'orecchio sinistro. Ma per il resto è in buone condizioni. 5 anni dopo, Davenport entra nella Marina americana. Viene gravemente ferito in servizio e spedito d'urgenza in ospedale. La risonanza magnetica mostra che ha uno strano impianto metallico nel cervello. Davenport dichiara di essere stato rapito molte volte dopo la scoperta dell'impianto. I dottori si rifiutano di rimuovere la componente metallica, nonostante ne abbiano varie occasioni. Davenport sostiene che gli alieni usino l'impianto per controllare non solo il suo cervello, ma anche quello dei dottori che lo hanno in cura. Un'ulteriore risonanza del 2001 rivela che l'impianto è ancora presente. Ted Davenport è una delle centinaia di vittime di rapimenti alieni che dichiarano di aver subito operazioni al cervello. Perché gli alieni stanno inserendo degli impianti nei cervelli umani?
Vogliono entrare in possesso di informazioni da integrare alle loro conoscenze? O sono qui per prelevare campioni di cervello da incorporare alla propria fisiologia? E potrebbe esserci qualcosa di ancora più minaccioso? Ogni anno, migliaia di persone spariscono senza lasciare traccia. Alcune potrebbero essere vittime di un rapimento alieno? E se fosse così, che cosa li aspetta? Viene prelevato loro il cervello per assicurare la sopravvivenza di una razza aliena? La Terra è una sorta di vivaio di intelligenza per gli abitanti di un altro mondo? Gli alieni stanno coltivando l'intelligenza umana? E se così fosse, da quanto tempo? Ascesa e caduta. Si pensa che la nostra civiltà risalga a circa 12.000 anni fa, ma ne esistono di ancora più antiche che hanno lasciato delle tracce. Dobbiamo considerare la possibilità che questa non sia la nostra prima volta sulla Terra. Molti esperti credono che gli alieni abbiano contribuito a piantare i semi della civiltà moderna. È possibile che l'abbiano fatto al fine di prelevare esseri umani in futuro? E l'attuale decadimento del pianeta Terra è un segnale di pericolo che quel momento sta per arrivare? Alieni, nuove rivelazioni. I più sconvolgenti segreti.